Ciao a tutti, io sono Gianni e benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video che oggi sarà dedicato ad una nuova mini tastiera wireless funzionante con qualunque dispositivo, sia Android che Windows, ma anche con le Smart TV, che devo dirvi la verità mi ha sorpreso parecchio perché integra una tecnologia che personalmente non avevo mai avuto modo di provare. Ma come al solito iniziamo subito con l'esperienza di unboxing. Nella confezione ci sono il manuale utente, davvero ben fatto, ma purtroppo solo in inglese, che comunque dopo una breve introduzione della tastiera in generale spiega nel dettaglio tutte le modalità operative, le funzioni speciali come il cambiamento della velocità del puntatore del mouse, le possibili gesture che sono veramente tante e che dopo un po' di pratica vi permetteranno un'esperienza di utilizzo completamente diversa e migliore rispetto a molte altre tastiere simili ed infine tutte le possibili combinazioni di tasti. Poi c'è la tastiera che vedremo nel dettaglio tra un attimo. Questo invece è il dongle per il collegamento con il dispositivo da controllare. Ed infine c'è anche il cavo USB micro USB per ricaricare la batteria integrata. Ma passiamo ora alla tastiera che è completamente realizzata in plastica con un effetto satinato nella zona dell'impugnatura e lucido nelle restanti parti. Sul lato sinistro ci sono il tasto a bilanciere con l'indicazione più e meno per il controllo del volume e a fianco il tasto di accensione e spegnimento. Il funzionamento anche in questo caso è super semplice sia con Android che con Windows, basta inserire il dongle in una porta USB e si è subito operativi. In questa zona c'è la porta micro USB per la ricarica. Appena sopra ci sono, partendo da sinistra, due indicatori che segnalano lo stato della batteria e della connessione con il dongle. Se sono entrambi spenti significa che la batteria è carica e la tastiera è connessa. A questo proposito vi segnalo che la tastiera integra due funzionalità molto importanti per il risparmio energetico. Infatti dopo 3 minuti di inattività oppure dopo 10 secondi dalla disconnessione con il wifi entra in sleep mode e per risvegliarla è sufficiente premere qualunque tasto. Questi due invece sono rispettivamente il tasto sinistro e destro del mouse, mentre questi due indicatori a LED segnalano l'attivazione della modalità tastiera o della modalità mouse. E qui c'è la caratteristica più importante di questa tastiera, perché come vedete non ci sono tasti fisici per le lettere, che però si possono attivare premendo questo pulsante, per cui si illumina la modalità tastiera e compaiono le lettere in colorazione arancio. Se premiamo il tasto funzione, la colorazione cambia in verde e diventano più visibili esclusivamente i tasti funzione. In particolare questo simbolo qui permette di controllare l'illuminazione su 3 livelli, così, mentre questo a fianco con il simbolo del volume attiva e disattiva il feedback sonoro ogni volta che tocchiamo un tasto in questo modo. Con un doppio clic del tasto funzione escludiamo questa riga di tasti in alto e al posto del tasto ESC e delle lettere resteranno sempre attivi i tasti funzione. Ripremendo nuovamente lo switch ritorneremo in modalità mouse, dove potremo usare le varie gesture, per cui con un tap simuleremo il tasto sinistro del mouse in questo modo. Ovviamente così sposteremo il cursore. Tap con due dita tasto sinistro del mouse in questo modo. Scorrendo in su e in giù invece con due dita scorreremo tra le pagine. Così. Con questo movimento zoom più e meno. Così. Movimento con tre dita verso destra e verso sinistra scorreremo tra le app. Questa è una funzione che personalmente trovo davvero comoda. Poi con tre dita verso l'alto attiveremo il multitasking, così. Ed infine se clicchiamo con tre dita torneremo alla home. Così queste erano le funzioni principali di questa mini tastiera che per ora mi sto divertendo parecchio ad utilizzare. Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate di questa nuova tecnologia e per maggiori informazioni come sempre vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione dove trovate anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Detto questo vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni!